Ciao, sono Elisa e sono una cantante sorda. Oggi abbiamo chiesto a Paolo di indossare le nostre cuffie speciali, provare a fare un giro in auto e poi andare all'ufficio della polizia locale di Scanso Rosciate. Questo è quello che senti tu. Questo è quello che sento io. Ciao Paolo, cosa sai della sordità? So veramente poco, è un qualcosa che può mettere in difficoltà le persone in determinati contesti. Come pensi che sia la vita di una persona sorda? Penso che sia diversa per certi aspetti perché oggi la società non gli consente di vivere alla pari nelle stesse condizioni. È abbastanza difficile vivere determinate condizioni, dalla frequentazione degli uffici pubblici e non. Supermercati piuttosto che altri ambienti aperti alla collettività. Adesso ti do un paio di tappi. Com'è? Qualche cosa di strano. Adesso andiamo. Ok. Eccomi. Ciao. Ciao. Pronti per fare un giro? Sì. E andiamo a fare un giro in macchina. Come cambia la percezione sonora? Sento molto di meno il rumore del motore, cosa che ti fa capire quando devi scalare piuttosto che invece che guardare il. Non sento il click della freccia. Ecco, non sento i tergi, i cristalli non li Non sento, li li senti. vedo andare ma non li sento. Come vedi questa esperienza? Gestendo eventi, persone, piazze? Sicuramente una questione importante perché in alcuni contesti può mettere la persona in estrema difficoltà, soprattutto in condizioni di emergenza. I messaggi vengono veicolati in due maniere, le figure, i simboli, i cartelli. La seconda forma è un segnale acustico. La forma di segnalazione, quella acustica, può essere un problema e quindi a quel punto la persona si troverebbe completamente disorientata. Servirebbe una segnalazione luminosa, quindi questo è un punto di riflessione importante. Non Tanto. sento solitamente il rumore delle macchine che incrocio, non lo percepisco minimamente, quindi sembra di essere in una bolla. Nella nebbia siamo, in tutti i sensi. Eh sì. Siamo in tutti i sensi in una nebbia. Non l'ho sentita arrivare. Come va col rumore? Detto, mi sembra di guidare una macchina elettrica perché. Intendevo il rumore che senti nelle cuffie. Vabbè, ti continua a rimbalzare nel cervello. Adesso andiamo a scoprire il tuo verbale. Buongiorno. Oh, sono qua per il verbale che ho preso. Buongiorno. Lei è la targa della sua auto? Così? La targa della sua auto. La targa della mia auto? Sì. Ok, ce l'ha? Sì, Ok, se me la può dire? Ok, ha preso un verbale perché circolava l'assicurazione scaduta. Le abbiamo detto che doveva pagare sia il verbale che l'assicurazione. Si ricorda? scusi, non ho capito, può ripetere? Allora, ha capito? Allora, Mi capisce? col verbale la macchina è sequestrata. Lei adesso ha pagato, Adesso sì. oltre all'assicurazione. Deve pagare anche il verbale. Ok, quindi il verbale cosa devo fare? Deve pagarlo. Devo? Pagarlo. Ok. Lo può pagare da noi, pure in posta in banca. Scusi, dove? Lo può pagare qui con il Ok, bancomat. qua. Qua. Sì. Poi io le restituisco la macchina. Mi restituisce? La macchina. Ok. Ha capito? Poi io le faccio un verbale di sequestro. Ok. Intanto lei non può utilizzare la sua auto. L'ha messa in garage. Ok. L'ha messa in garage. È in garage la macchina. La macchina? È in garage? È in garage la macchina. È in garage. Sì, è chiuso. Dopo cosa deve fare? Eh? Dobbiamo prendere l'appuntamento però. Ok, è l'appuntamento. Quando? Quando? L'appuntamento, il prima possibile. Domani? Domani? Domani sì. A che ora? Pomeriggio. 15:30 va bene? Come? Alle 15:30. Non capisco. 15 e 30. Sì. Va bene? Ci vediamo domani alle 3:30. Grazie. Arrivederci. Ok,
Ok, togli pure. Com'è andata? Molte difficoltà, alcuni rumori che abitualmente sono abituato a sentire, appunto non li percepivo, quindi nella guida il rumore, il cicalino della freccia, il rumore del motore, dovevo continuamente guardare il contagiri piuttosto che il rumore delle altre auto. Come quella che non hai sentito arrivare. Esatto, poi allo sportello non posso dire di aver capito tutto al 100%, penso di aver capito le parti principali, ma come si è potuto vedere ho avuto dei momenti di difficoltà, quindi ho dovuto far ripetere 2, 3, 4 volte alcune parti. La gente mi ha aiutato abbassandosi la mascherina, quindi ho potuto leggergli il labiale e questo mi ha aiutato a comprendere meglio la frase. Quanto sarebbe importante secondo te l'adozione di mascherine trasparenti? In questo caso sarebbe fondamentale, non ci sarebbe bisogno di abbassare la mascherina esponendo a un potenziale rischio entrambe le persone, diciamo salvaguardate, e di poter far comprendere la frase alla persona allo sportello. Che idea hai ora della sordità? Ho una percezione diversa, sicuramente questa esperienza la porterò con me perché mi farà riflettere in alcuni contesti, in alcune decisioni che poi saremo portati a prendere. Mi ricorderò cercando di pensarci a poter prendere delle decisioni o fare delle scelte che siano anche positive per le persone che hanno difficoltà uditive. Grazie mille. Grazie a te. Non isolateci.